Circa 400.000 agricoltori italiani beneficeranno della cancellazione dell'IRPEF agricola. Questa è la prima stima degli effetti del provvedimento annunciato da Matteo Renzi nel quadro economico del DEF, a cui seguirà la legge di stabilità il prossimo 15 ottobre. Un provvedimento, ha precisato il Presidente del Consiglio, che rientra nella logica del passo dopo la cancellazione di IMU e IRAP. L'eliminazione dell'IRPEF sui redditi dei terreni per le attività agricole determina un risparmio stimato in oltre 200 milioni di euro totali per le imprese agricole. Sono finalmente vicine le quotazioni del mais nazionale ad uso zootecnico di qualità, tecnicamente classificato nei listini Borsa Merci di Bologna con dicitura con caratteristiche, e del mais extracomunitario di pari qualità. Un risultato importante che porterà al riconoscimento del prodotto e garantirà agli agricoltori di essere adeguatamente remunerati per la qualità del prodotto Made in Italy, applicando perlomeno lo stesso prezzo del mais extracomunitario. Confidiamo, afferma Coldiretti Emilia-Romagna, che anche la poca differenza residua, oggi pari a 3 euro a tonnellata, sia finalmente eliminata e si apra una nuova stagione per la formazione dei prezzi. Con una quotazione di 250 euro al letto per le pezzature medie di 20 grammi al borsino del Bianco di Alba, parte la stagione del tartufo. Si tratta di valori leggermente inferiori a quelli dello scorso anno, in cui nello stesso periodo le quotazioni avevano raggiunto i 300 euro al letto. Tra le novità di quest'anno, però, emerge la presentazione della candidatura della cultura del tartufo a patrimonio immateriale dell'umanità sotto l'egida dell'UNESCO. Un adeguamento pensionistico atteso da più di 800.000 pensionati coltivatori diretti con pensioni non superiori ai 480 euro al mese. Un provvedimento che rappresenta una necessità per recuperare il potere di acquisto perduto, che negli anni ha determinato una situazione sociale insostenibile per i coltivatori pensionati e per le loro famiglie. Il Merano Culinary Award al Frantoio di Sant'Agata con l'olio DOP Riviera Ligure Riviera dei Fiori. Un ennesimo importante riconoscimento internazionale per questo extravergine prodotto ad Oneglia. Un premio connesso al Merano Wine Festival, autorevole kermesse vinicola, che ha ampliato il proprio campo di indagine a numerosi prodotti enogastronomici d'eccellenza. In questo caso l'azienda olearia di Sant'Agata ad Oneglia era presente assieme ad altre 81 eccellenze enogastronomiche. Il riconoscimento ottenuto nel contesto di una realtà baricentrica come quella meranese, ponte verso il cuore del continente, rappresenta un punto d'encomio estremamente rilevante. Etichettatura di origine obbligatoria per indicare e ricostruire la storia del grano usato per produrre pasta made in Italy. Un provvedimento a lungo sollecitato che segna il cambio di direzione verso una maggiore trasparenza, a tutto beneficio dei consumatori, in un quadro generale che vede prodotto con grano straniero un pacco di pasta su tre. Una nuova formula di tutela che premia l'origine nazionale del grano nella lunga battaglia a contrasto delle speculazioni che hanno provocato il crollo del prezzo del grano duro destinato alla pasta, praticamente dimezzato, meno 43%, solo nell'ultimo anno. L'aumento dei prezzi della frutta, più 3,1%, sostiene l'uscita dalla deflazione. Un segnale positivo nonostante i prezzi nelle campagne, dal grano al latte, restino drammaticamente al di sotto dei costi di produzione, numeri certificati da una recente analisi Istat del mese di settembre. La deflazione, nonostante l'alleggerimento, permane e ha effetti devastanti nelle campagne. Dal campo alla tavola i prezzi aumentano di 5 volte per la pasta e per il latte e addirittura di 15 volte per il pane, con una forbice che si è fortemente allargata quest'anno. Due progetti pilota all'insegna della prevenzione per promuovere una migliore convivenza uomo-lupo e per contenere i danni prodotti dal cinghiale, una delle specie più impattanti in espansione. Sono le ultime due iniziative in ordine di tempo volute dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e quello regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi della Badessa. Le formule di sostegno alle aziende agricole, grazie ai fondi del PSR 2014-2020, prevedono l'installazione di nuove recinzioni, dissuasori acustici e visivi, protezioni elettriche a bassa intensità e altri presidi di difesa. La spesa per cibi e bevande conquista le preferenze dei turisti, con circa un terzo del budget destinato alla tavola. Una percentuale che comprende i consumi in loco e l'acquisto di prodotti da portare a casa per un importo complessivo stimato a livello nazionale in circa 12 miliardi.
Numeri che chiudono il primo bilancio delle vacanze estive, che in questo 2016 hanno visto crescere esponenzialmente la spesa a tavola. La convivialità, sottolinea Coldiretti, è diventata uno dei principali motivi di svago, tanto che il 30% degli italiani ritiene che il successo della vacanza dipenda soprattutto dal buon cibo. Il 70% della produzione di pere italiane si concentra in Emilia-Romagna, un prodotto d'eccellenza destinato al mercato interno, mentre un 30% del raccolto si indirizza verso l'estero. Nonostante questi numeri, dichiara Paolo Bruni, presidente CSO Italy, il potenziale di sviluppo è ancora molto elevato e serve una forte spinta verso i mercati esteri, anche extraeuropei. Produrre un litro di latte in Italia arriva a costare in molti casi anche 40 centesimi di euro, ma gli allevatori ne vengono pagati solo 29. Se il prezzo del latte continua ad agitare gli animi e a generare malcontenti, il presidente nazionale della CIA, Dino Scanavino, già bolla come inaccettabile la proposta di contratto che Lactalis ha avanzato alle organizzazioni professionali agricole in Lombardia. Ha rincarato la dose il presidente regionale della CIA Piemonte, Lodovico Actis Perinetto. Da noi l'aumento previsto in Lombardia, ha dichiarato, sarebbe in gran parte vanificato a causa della diversità dei premi e delle penalizzazioni previste dalle tabelle parametriche utilizzate nelle due regioni per fasce di produzione e per il pagamento della qualità. Chiediamo dunque un aumento immediato del prezzo medio del latte piemontese a 35 centesimi per arrivare a 38 centesimi a dicembre. Oltre 1 miliardo di euro. Sono questi i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea per trasformare l'agricoltura calabrese, favorendo un'evoluzione che sappia coniugare tradizione e cultura 2.0. Se il disegno è virtuoso, il rischio è uno solo: ottenere finanziamenti a pioggia, utili nell'immediato, ma non efficaci sul lungo periodo in un'ottica di evoluzione sistemica. Sulla questione interviene Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria. Noi abbiamo definito un programma per la utilizzazione di queste risorse, di oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro nei prossimi anni, per far esprimere pienamente le potenzialità dell'agricoltura calabrese, anzi direi del sistema agroalimentare calabrese. Un altro importante punto all'ordine del giorno è l'investimento sulla risorsa umana. A tale fine la Regione ha deciso di stanziare 70 milioni di euro per favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni nella gestione del patrimonio agricolo. Intanto c'è un dato che non può essere non rilevato, che nel corso degli ultimi anni c'è una rinnovata attenzione da parte dei giovani al settore agroalimentare. Le iscrizioni alle facoltà di agraria, agli istituti agrari sono indicatori. Sono aumentate notevolmente nel corso di questi ultimi anni e naturalmente questa domanda deve avere attenzione, deve essere accolta e deve essere messa nelle condizioni di potersi dispiegare, perché è chiaro che un giovane che intraprende un'attività in agricoltura deve avere gli strumenti per poter realizzarla. È praticamente raddoppiata rispetto all'unità d'Italia la superficie coperta da boschi, che oggi interessano oltre 10,9 milioni di ettari, un terzo del territorio nazionale, con una stima di 12 miliardi di alberi presenti. L'Italia, sottolinea Coldiretti, non è mai stata così ricca di boschi, ma a differenza del passato si tratta di aree senza alcun controllo e del tutto impenetrabili ai necessari interventi di manutenzione e difesa, il che mette a rischio la vita delle popolazioni locali per degrado ed incendi.